Un intero paese, San Bassano, ieri sera ha reso omaggio a Marta Cavalli e Federica Venturelli, due ragazze sambassanesi doc che condividono la stessa passione per il ciclismo, non solo, due campionesse che nelle rispettive categorie, a distanza di una quindicina di giorni l'una dall'altra, hanno conquistato il titolo italiano. La prima a trionfare è stata Marta Cavalli, che lo scorso 24 giugno è diventata campionessa tricolore di ciclismo elite, tagliando il traguardo prima di tutte ad Allier, in Piemonte. Un altro successo di grande prestigio ha così arricchito il curriculum della ventenne della Valcar PBM, già ricco di trionfi. E proprio in questi giorni Marta si sta preparando per i campionati europei che si svolgeranno in Scozia. Sono qua un po' di sfuggita perché sono in ritiro con la nazionale, però anche il GT della Nazionale ha capito l'importanza di questa manifestazione per me, perché davvero avere qua tutte le persone che tutte le settimane, tutte le volte che esco a fare allenamento mi incontrano e mi danno una parola di sostegno è importante da festeggiare tutti insieme, soprattutto per un risultato inaspettato e importante come quello del campionato italiano. Quindi ringrazio chi ha organizzato e soprattutto chi è venuto stasera a festeggiarmi. Lo scorso 7 luglio invece è toccato alla 13enne Federica Venturelli laurearsi campionessa italiana di ciclismo su strada per la categoria esordienti primo anno in quel di Comano Terme. Vincere questo titolo è stato molto emozionante, anche perché non avrei mai pensato di farcela, perché tutte le mie avversarie sono molto agguerrite e non sono l'unica che aveva vinto delle gare, quindi era combattuto. Nonostante questo sono riuscita a portarmi a casa il titolo e avere un paese che mi festeggia e condivide con me queste emozioni è sicuramente una gioia in più. L'idea di festeggiare le due compaesane è venuta a Ludovico Orsi, proprietario della pizzeria Giardino, che nel suo locale ha allestito una sorta di sede di un fan club, con tanto di cimeli appesi sui muri. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cesira Bassanetti, ha subito sposato l'iniziativa, che si è tradotta in una vera e propria festa dell'intera comunità di San Bassano, con Piazza Europa gremita per l'occasione, abbellita da drappi tricolore. Un ricco buffet è stato accompagnato da musica dal vivo, con tanto di foto di Marta e Federica proiettate su una sorta di maxi schermo. Le due campionesse, facendosi strada tra richieste di autografi e fotoricordo dei tifosi, hanno poi raggiunto il palco, dove hanno ricevuto targhe e mazzi di fiori, ma anche i complimenti di tanti ospiti speciali, dal professionista della Quick Step Floor Davide Martinelli al senatore sambassanese Simone Bossi, arrivato da Roma per non perdersi la festa. Queste due ragazze portano in alto nel mondo il nome di San Bassano, ha detto il sindaco Cesira Bassanetti. Poi l'immancabile taglio della torta ad addolcire il finale di una serata di festa che presto, considerato il talento delle due ragazze, potrebbe andare di nuovo in scena.